Le emozioni che provi giornalmente si vanno a consolidare dentro di te e poi, dopo mesi, si materializzano tramite eventi esterni. Non è che ti accade qualcosa di brutto e tu ti lamenti, ma è perché vivi nella lamentela che ti accadono altre cose per cui lamentarti. Ad esempio, se impari ad essere grato in anticipo, il mondo è costretto a portarti eventi per cui essere grato a posteriori. Diceva Neville Goddard, fa attenzione al tuo stato d'animo e alle tue emozioni costanti, perché esiste uno strettissimo legame tra le tue emozioni e il tuo mondo visibile. Gli eventi non accadono a caso, perché sei tu il creatore di tutto ciò che ti accade. Inizia a ragionare seguendo questo nuovo modo di pensare, l'esterno e interno. Il tuo subconscio ha il compito di proiettare all'esterno tutto ciò che tu hai cristallizzato dentro di lui. Tu crei quindi inconsciamente tutta la tua vita. Gli eventi che vivi, le persone che attiri, le frasi che queste persone ti dicono e tutto quanto sono manifestazioni del tuo mondo interiore. La vita quindi ti fa da specchio in quanto è la gigantografia del tuo subconscio. È la vittima che attrae il carnefice, perché dentro di sé si sente vittima. Se non si sentisse così, non attrarrebbe nessun carnefice. Osserva il mondo intorno a te e ti renderai conto che è la fedele ricostruzione del tuo mondo interiore. Il mondo non può decidere nulla. Il mondo è la tua ombra, diceva Draco Dazzo. Il mondo esterno è un riflesso del tuo mondo interno, la tua ricchezza economica, il rapporto col tuo partner, gli incontri di lavoro, il modo in cui reagisci con i tuoi genitori, la musica che ascolti, le esperienze che vivi, dicono tutto riguardo a ciò che nel tuo passato hai provato dentro di te e hai pensato sulla vita e di te stesso, sebbene molte volte tu non ne sia stato consapevole. La storia di Narciso serve a ricordare che l'immagine riflessa che Narciso vede non è altro che il riflesso di ciò che egli è, e quindi il mondo gli riflette ciò che lui è interiormente. Infatti il mondo riflette ciò che sei. Il problema è che ti sei abituato a provare ogni sorta di emozione negativa, dalla rabbia alla frustrazione, dall'odio alla gelosia. E poi queste emozioni creano il tuo mondo esterno. Lamentarsi tutto il giorno, giudicare a destra e a manca, vivere immersi nelle emozioni negative, sono un ottimo modo per creare un futuro triste. Ringraziare fino alle lacrime, benedire ciò che desideri, ammirare ciò che ti piace, vivere nel qui ed ora, amare i tuoi nemici, è un ottimo modo invece per creare un futuro bellissimo e straordinario. Eckhart Tolle dice: quando voi vi trasformate, il vostro intero mondo si trasforma, perché il mondo è solo un riflesso. Fino ad oggi hai creduto alla favola del mondo esterno, quella che racconta che tu non hai nessun potere per cambiare la tua vita e sei una povera vittima. Tuttavia la verità è un'altra, e cioè che il mondo esterno riflette ciò che tu sei interiormente. Se tu sei geloso, il tuo destino è già scritto. Non può non accaderti qualcosa che ti mostri questa gelosia. Magari qualcuno ci proverà col tuo partner, oppure lei o lui ti tradirà e tu darai la colpa all'esterno, dimenticandoti che esiste un legame strettissimo tra le tue emozioni e ciò che ti accade. Accusi il mondo esterno solo perché non ti conosci, non sai quali emozioni provi costantemente e quali pensieri emani. Se ti osservi, se vivi il presente e impari a conoscerti, ti renderai conto che sei tu che proietti tutto ciò che ti accade. Se tu non ti accetti e non ti ami per ciò che sei, il tuo destino è già scritto. Non possono non accaderti degli eventi dove questa mancanza di amore viene allo scoperto. Magari qualcuno ti insulterà o ti offenderà, e tu, dimenticandoti che esiste un legame strettissimo tra ciò che provi costantemente e ciò che ti accade, accuserai il mondo esterno, lamentandoti e inquinando il mondo. Ma ancora una volta l'esterno è interno. Sei tu che hai usato il mondo per portare allo scoperto quell'emozione. Se tu ti alzi al mattino ringraziando la vita e vivi tutto il giorno in uno stato d'animo di gioia, il tuo destino è già scritto. Non possono non accaderti degli eventi dove attrarrai altre cose per cui essere enormemente grato. Arriveranno nuovi amici, un nuovo partner più adatto, un nuovo lavoro e tante altre opportunità. La chiave, quindi, è comprendere che non possiamo vedere o percepire nulla che non sia una parte di noi.
Il mondo esterno è solo uno specchio che ci serve per conoscerci meglio. Se ammiri chi ha coraggio, per la legge dello specchio vuol dire che quel coraggio è anche dentro di te. Se ti irrita chi è egoista, puoi star certo che quell'egoismo lo hai anche tu. Noi siamo tutto ciò che ammiriamo o giudichiamo.